Diciamo, buongiorno, ho trovato il sito del Messaggero. Io partirei già dalla tua esperienza che hai cominciato a fare qua a Perugia, insomma, che idea ti sei fatto della squadra, dei compagni, sia a livello tecnico sia a livello un po' umano, che impressione ti sei fatto? Visto che un po' di esperienza ce l'hai? No, un'impressione molto positiva, ecco. Dalla panchina, la partita con il Brescia, mi ha sorpreso, ho visto una squadra che ha qualità davanti e possiamo far bene, penso che possiamo far bene, ecco. Poi come ambiente veramente ottimo, poi tra l'altro per me è anche più facile perché conosco il mister dall'esperienza di Udine e i ragazzi mi hanno fatto sentire subito il mio agio e quindi molto positivo. Carlo Giulietti, periodico Vecchia Guardia. Servito qui volentieri, sei rimasto bello impressionato un pochino dalla partita, dalla vittoria. Che progetti hai? Che progetti ho? Progetti importanti, non sono venuto qua per niente, ecco. Sono venuto qua perché c'è un progetto e c'è voglia di far bene. Penso di poter dare molto ancora al calcio e al Perugia Calcio. E me l'hanno dimostrato e ringrazio il presidente, il direttore per questa opportunità. E diciamo che ora ho 30 anni, non sono più giovane. E quindi devo anche riuscire a trasportare i ragazzi più giovani. Se hanno bisogno di un aiuto, io ci sono. E sono qua per raggiungere degli obiettivi importanti, ecco, con il lavoro, il sacrificio, perché non è che si chiude solamente qua al campo il pensiero sul calcio. Il pensiero sul calcio è anche quando vai a casa. E quindi fare le cose per bene, mangiare bene e fare tutte le cose per poter rendere al massimo, ecco. Sai che la nostra è una piazza, tra virgolette, esigente, però quando si entusiasma conta, perché un Furi, quello di una volta, portava parecchi punti alla squadra e da dentro si sentiva la spinta. Certo. Ecco. No, lo so la storia di Perugia, ero bambino però insomma me la ricordo, con giocatori importanti, lo stadio era pieno e quindi so che piazza è una piazza di gente e come ho detto prima, sono venuto qua perché c'è un progetto per raggiungere degli obiettivi importanti, non per svernare, ecco. Clero Bertoldi del Corriere dello Sport, sono Salve. Curioso, ciao, ci diamo del tu se certo, è possibile, certo. Sono curioso, prima di farti la domanda volevo dirti che cosa hai scritto, cioè hai scritto lì su quel braccio? No, questa è una poesia, è riferita alla mia ragazza. No, l'ho fatto scritta io, ma per la mia ragazza. Ah, bene. Ma hai studiato qualcosa prima di fare il calciatore oppure? Sì, sono riuscito a finire ragioneria, diciamo. Quattro ragionieri. Molti ragionieri tra gli ex e gli fuori. Niente, volevo dirti se ti senti già pronto ad entrare, se ti sei allenato da solo, se ti sei allenato in gruppo, quindi se domenica. Potenzialmente puoi essere, visto che sei stato convocato e non utilizzato in quest'ultima partita, se sei pronto. Sì, sto bene fisicamente, mi sono sempre allenato prima della preparazione a Udine e poi a Udine. Non ero nel gruppo dell'Udinese il quale giocherà il campionato di Serie A, però mi sono sempre allenato a parte con dei preparatori, con un allenatore e quindi sono in condizioni per poter giocare. Poi sarà insomma il mister a decidere, ecco, come di consueto. Ciao Andrea Franceschini, Umbria Radio. La trattativa è andata avanti per un po' di tempo, insomma il tuo nome si è fatto già qualche settimana fa. Ci racconti un po' com'è andata, se ci sono state delle difficoltà, come mai si è poi arrivati alla
Ascolta settimana. No, no, è vero, sono passati 7-10 giorni da quando è uscito il mio nome. Sono passati questi giorni perché prima di prendere una decisione volevo pensarci bene, anche se conoscevo il mister, ecco. Volevo pensarci bene perché secondo me per intraprendere un viaggio bisogna essere convinti, no? E quindi uno prima di fare un passo ne deve essere convinto per poter rendere al 100%, se no poi uno ci ripensa, ci rimugina e alla fine non rende al massimo, ecco. Quindi mi sono preso quei giorni di tempo per poter pensare bene e dire sì, scendo di categoria, però scendo con un atteggiamento giusto, no? Con un atteggiamento così, capito? Praticamente per questo. Scusa, la tua ragazza è di Firenze, anche lei, e come si chiama? Di Empoli, stesso paese, sì. E come si chiama di Chiara, si chiama. Chiara. Ciao Giuliano, De Matteis, Perugia Today. Tu hai detto che conoscevi già il mister, che ha fatto giocare, se non ricordo, a Udine sia 3 a 4, qui a sì. 4 penso che non dovesse essere problemi a giocare a 4. Se l'hai trovato diverso in qualcosa rispetto, non so se sono passati un anno e mezzo, due, più o meno 2 anni. E se c'è qualcuno che già conoscevi della squadra o d'avversario o compagno, non so se nazionale, prima giovanili, e se anche qualche ex Grifone, qualche ex Perugino ti ha magari consigliato, se hai sentito qualcuno prima di prendere questa scelta ponderata. Allora, partiamo dal fondo. Sì, prima di decidere ho parlato con Faraoni, che è un mio carissimo amico, e lui è stato qua 6 mesi e mi ha parlato benissimo. Tra l'altro lui fece molto bene qua. Scusa? Faraoni. E per quanto riguarda il mister, se è cambiato o no, ancora un po' presto perché ho fatto 3 allenamenti e quindi è difficile giudicare. Posso solamente dire che è un mister, secondo me, tutti quelli che ho avuto, molto preparato, il quale prepara bene la partita. Poi se è cambiato o no, vediamo. Vediamo nel tempo. Ciao Gabriele, Carlo Forcini di Corriere dell'Umbria. Rimanendo su Oddo, ti chiedo quanto ha inciso il fatto di poter tornare a lavorare con lui per la tua scelta, indipendentemente dal fatto che tu hai ponderato la possibilità di poter scendere in categoria, stimolato ai massimi livelli per poter appunto incidere in questo periodo già. E poi ti chiedo anche se c'è qualche difensore a cui ti ispiri e come va l'ambientamento anche proprio con i tuoi compagni di reparto, ovvero avete fatto 3 allenamenti, però Gionda, Sgarbi e Rodin rappresentano 3 elementi a difesa del grifo, insomma, importanti, grazie. Allora, certamente la scelta di scendere di categoria, di venire a Perugia, è normale che Oddo sia stato importante per la mia scelta, questo insomma è innegabile. E per quanto riguarda parte dei miei compagni di reparto, ripeto, come ho detto prima, mi hanno subito accolto bene, è un gruppo positivo, è un gruppo che ha voglia di lavorare e di far bene. E penso che durante l'arco di un'annata abbiamo bisogno di tutti, perché il gruppo è la cosa fondamentale, è la prima cosa. Senza gruppo non puoi raggiungere obiettivi importanti. E penso che quindi tutti i giocatori, ora ho visto la partita col Brescia, penso che abbiano fatto una buonissima partita e penso che abbiamo bisogno di tutti, ecco. Abbiamo bisogno di tutti perché durante l'anno ci possono essere infortuni, ci possono essere momenti in cui qualcuno sta meglio, qualcuno sta peggio e quindi sia mentalmente sia fisicamente avremo bisogno di tutti. E se ognuno di noi riuscirà a essere a disposizione con l'atteggiamento giusto, allora sicuramente avremo risultati buoni, ecco, importanti. Quindi cercheremo di costruire un gruppo, è già un gruppo molto positivo, un gruppo che riuscirà a stare bene e a crescere sia in momenti negativi sia in momenti positivi. Ecco. Perdonami, un'altra domanda che volevo fare. Hai detto prima che da piccolo hai conosciuto o comunque hai saputo della storia del Perugia. Per caso hai seguito anche qualche partita del Perugia in quegli anni, magari Firenze e Empoli sono vicine, insomma.
se l'hai seguita in quegli anni e se hai fatto solo e soltanto il calciatore o prima, considerando anche l'altezza, hai fatto anche qualche altro sport. No, no, ho fatto esclusivamente il calciatore, ecco. E poi seguivo il Perugia perché all'epoca, come ha detto prima il suo collega, lo stadio era sempre pieno, c'erano giocatori come Materazzi, giocatori importanti. E poi si pubblicizzava parecchio anche per Gheddafi, per questi giocatori, insomma. Comunque lo stadio era sempre pieno. Poi conosco molto bene Marco Negri, il quale ha lavorato con Mister Oddo a Udine, e quindi anche lui mi ha parlato molto bene di Perugia. Lui ha fatto la storia, insomma, è stato un grande attaccante qua, un attaccante molto importante, e quindi anche questo è stato un punto a favore per poter decidere. Con lui ci hai parlato prima di sì, sì, Perugia? Sì, sì. Grazie. Niente. Ciao Gabriele. Benvenuto, Marco D'Arcucci, un bel tipo di Fotù. Volevo chiederti, ho visto un po' di video, no? Quindi la stazza fisica, però quindi anche, sembra quasi che tu somigli un po' a Bonucci nel modo di giocare, no? C'è sempre questa grande personalità, riesci sempre, insomma, ti piace impostare l'azione, a volte vai anche lungo, poi fai anche qualche gol che non guasta mai, no? Sei anche abbastanza, nonostante insomma sia alto, veloce, almeno di quello che si vede sui video. Ecco, quali sono le caratteristiche che ti riconosci migliori e quelle su cui invece magari arrivati a un'età matura dici ci devo mettere una toppa? No, sicuramente, allora, le cose che ha detto lei sono cose giuste, ringrazio per il paragone con Bonucci, però insomma quello mi sembra un po' eccessivo, ecco. Però cerco sempre di provare a giocare la palla e quando c'è la possibilità di andare in profondità con dei lanci lunghi, ecco, perché penso che certe volte bisogna sfruttare le qualità di una punta che potrebbe essere veloce, che attacca bene gli spazi, è più facile arrivare quindi in zona gol. E a livello fisico, di testa, penso di essere un ottimo giocatore, e qualche volta faccio gol, dipende un po' dall'annata, ecco, ci sono annate in cui gira meglio, le annate in cui gira peggio, però insomma il mio obiettivo è quello di non far prendere gol, poi se arrivano anche dei gol, ben vengono per aiutare la squadra, ecco. E sul piano della velocità è normale che, essendo 1,93 m, pecco un po', però cerco sempre di lavorare per poter migliorare e di leggere prima la situazione per poter arrivare a contrastare l'attaccante. Certo, grazie. Una curiosità, intanto se ti trovi meglio a destra o a sinistra è indifferente, e la maglia credo sia 33, sì. Se c'è un motivo per cui hai scelto questa maglia? Allora, è indifferente per me giocare a destra o a sinistra come giocare a 3 o a 4. Ho giocato in carriera sia a 3 sia a 4, a 3 a Udinese, a Watford, a 4 e a 3 l'anno scorso a Charleroi, e quindi non è un problema assolutamente, l'importante è che ci sia unione fra le parti, ecco, e che si parli in mezzo al campo è fondamentale. E per quanto riguarda la 33, non c'è un perché, l'anno scorso era rimasto quello a Charleroi, ho preso quel numero, di solito il numero 4, e mi ha portato bene, ho fatto una buona stagione e ho ritenuto giusto riprendere quello, semplicemente. Una cosa, nel calcio moderno il difensore, come giusto che sia, esce, porta palla, costruisce il posto. Però spesso e volentieri si trova di fronte all'attaccante che presta. Quindi ogni tanto, buttare in giro, non è una cosa che sia... Tu che ne pensi? No, sono d'accordo. Sono d'accordo. Dipende anche dai momenti della partita. Esatto. Quindi poi è normale, prima di rischiare e prendere il gol, uno può anche buttarla, però dipende un po' anche da quello che vuole il mister, perché sì.
su questo però, è stato categorico, al 93. Però siamo d'accordo. Prima di prendere il gol si butta in tribuna. Cioè, a proposito di gol, mi viene in mente quella rete che avevi fatto con Watford, quella che è stata segnata come la rete dell'anno, se non sbaglio, in Inghilterra. Ecco, l'esperienza in Grecia, quanto ti ha aiutato nella crescita personale e professionale? Penso che tutte le esperienze all'estero siano importanti per la crescita, sia umana sia professionale, ecco. E là è un tipo di calcio differente, è un calcio più fisico, un calcio più intenso, è un calcio meno tattico, ecco. E ci sono giocatori diversi rispetto a qua, però quando rispetto diciamo alla Serie B italiana c'è più, non lo so, dipende, ora è da tanto che non gioco in Serie B italiana, quindi non posso molto giudicare, però avendo anche differenze economiche, la Serie B inglese è una Serie B che ha qualità importanti, perché i giocatori che non giocano in Premier e guadagnano tanti soldi vanno in Championship e guadagnano ugualmente tanti soldi, e quindi la qualità è più alta. Poi bisogna vedere quest'anno se le cose sono differenti, però a livello di qualità forse anche la Serie B inglese ti mette alla prova, ecco, sia a livello fisico sia a livello qualitativo. Altre domande? Ok, ci siamo, perfetto, grazie. Okay.